caro saluto a tutto il popolo rossoblù. Vi mando questo breve messaggio in attesa poi di poterci conoscere meglio nelle prossime settimane. Sono orgoglioso, sono onorato e felice e fortemente motivato nel iniziare questa nuova avventura con questi gloriosi colori di una piazza molto importante. Di questo devo ringraziare il presidente Sauro Notari, che con la sua carica e la sua grande passione mi ha letteralmente travolto, e sono contentissimo di sposare questo progetto. Sono una persona molto ambiziosa come lo è lui. Ringrazio lui, come ringrazio tutta la società, e ringrazio anche il mister, con cui già ho avuto modo di lavorare in passato. Sono una persona a cui piace poco parlare, ma mi piace lavorare intensamente, H24. Sono abituato a prendermi sempre delle responsabilità e sono convinto che si può far bene per cercare di portare sempre più in alto i colori del Gubbio. Vi mando un abbraccio ideale, in attesa poi di poter gioire insieme all'interno del nostro Barbetti. Forza Gubbio! Che bel video, finalmente c'è voglia di riscatto, finalmente c'è voglia di mettersi in mostra, finalmente c'è voglia di dimostrare alla gente, tramite i social che ormai sono il motore principale di qualunque cosa, sia a livello di marketing, tutto, ormai passa tutto per i social, e finalmente anche la società del Gubbio ha voglia di puntare su questo. Io personalmente vedevo sempre che lo facevano gli altri, dico sì, ma noi ste cose quando mai, per carità. Invece finalmente c'è voglia di dimostrare anche che il Gubbio c'è. Anche il Gubbio vuole cominciare a mettersi in gioco in maniera approfondita, in maniera giusta. Finalmente, oserei dire finalmente. Poi uno potrà dire, ma un video non cambia niente, non dimostra nulla, non facciamo... Ok, va bene. Però personalmente io da tifoso sono contento che la società abbia iniziato finalmente ad approcciarsi in maniera giusta per quanto riguarda sponsorizzare e far conoscere le notizie del Gubbio. Io sono contento, mi fa molto piacere che la società finalmente abbia voluto incominciare a dare lustro al Gubbio anche a livello social. Vi parla uno che è 5 anni che porta il Gubbio su YouTube, quindi chi meglio di me può essere contento se cominciano anche loro ad affacciarsi in questo mondo in maniera seria, quindi sono felicissimo. E che dire, sono contento e faccio l'in bocca al lupo al direttore sportivo Mignemi, che gli auguro tutte le migliori fortune, perché sarebbero anche le nostre fortune. E poi comunque sia, voglio mandare un segnale e un abbraccio anche a Stefano Giammarioli, che è il nuovo direttore sportivo del Grosseto, e Grosseto ha fatto veramente un gran colpo, perché Stefano è un grandissimo professionista. Gli mando un abbraccio e un saluto anche perché lo conosco. Quindi che dire raga, sono contento, l'ho detto per l'ennesima volta, un grande in bocca al lupo a, come detto prima, al direttore sportivo Mignemi, un grande in bocca al lupo al nostro presidente Sauro Notari, che ha fatto dichiarazioni importanti, dichiarazioni molto ambiziose, la quale io sono contentissimo, perché finalmente questi campionati un po', diciamo, neutri avevano un po', diciamo, fatto, non dico disinnamorare, però storcere un po' la bocca, ecco, finalmente noi potremmo incominciare a prospettarsi un futuro molto più roseo, me lo auguro di cuore. Già quello fatto quest'anno, già con un pizzico di fortuna, voglia anche in più, si poteva tranquillamente fare i playoff. Io mi auguro che il prossimo anno si possa fare ancora meglio. E che dire raga, il video, dovevo fare la presentazione del direttore sportivo Mignemi, ci ha pensato da solo con questo bellissimo video, io posso solamente commentare e dire brava alla società. Quindi un in bocca al lupo, come detto prima, al direttore sportivo, un in bocca al lupo al presidente, un in bocca al lupo a tutta la società e anche a noi tifosi, che anche quest'anno sosterremo il nostro Gubbiaccio. Ciao ragazzi!